Bene, parliamo di Shannon and Weaver, modello della comunicazione di Shannon and Weaver. Innanzitutto abbiamo una fonte del messaggio, la fonte. Questa fonte cosa fa? Codifica. Codifica che cosa? Codifica un messaggio. Questo messaggio passa attraverso un canale, subisce un processo di decodifica da parte di un ricevente. Questo ricevente dell'informazione, del messaggio, della comunicazione produce volontariamente o involontariamente un feedback. Un feedback, cioè dell'informazione di ritorno. Attenzione, perché anche il silenzio è un feedback. Se io ti chiedo come stai e tu rimani così, è un feedback. Probabilmente la risposta è molto più vicina ad un non un granché bene piuttosto che a un strepitosamente. Allora, i fattori critici per ciascun punto. Per il punto 1, la credibilità della fonte. Una fonte credibile ottiene più risultati. Una fonte credibile si crea la propria credibilità attraverso la gestione di segnali deboli. Non sarà quindi il semplice fatto di dire buongiorno, io sono il responsabile della sicurezza di XY che ti rende automaticamente credibile. Sarà come parli, con che capacità, con che pertinenza tratti gli argomenti che ti rende credibile. Quindi non è il biglietto da visita che ti rende credibile, ma è il tuo comportamento, la tua azione, il tuo fare. Per questo poi che vi ho fatto fare esercizi comportamentali pratici, perché si può essere dei grandi formatori sulla carta, ma magari nel momento in cui devi fare public speaking, devi fare una gestione di un pubblico, magari ti trovi a fare frasi lunghe. Abbiamo detto che le frasi lunghe sono diseconomia della comunicazione, le frasi brevi sono economia della comunicazione. Punto 2, la codifica. Con che codice voglio costruire il mio messaggio? Allora, ci sono delle ipercodifiche, esempio l'uso di una lingua, italiano, francese, tedesco, spagnolo, sono grandi scelte, però non dimentichiamo mai che c'è una comunicazione paralinguistica, quindi frasi, toni, accenti, pause, silenzi, sono assolutamente parte del codice comunicativo umano. Un silenzio che crei spazio per l'elaborazione fa bene ogni tanto. La comunicazione non verbale, per cui posso enfatizzare un concetto e potenziarlo e non solo gesticolare a caso. Se io dico questo progetto ha 3 parti, parte 1, apertura dei lavori, parte 2, consolidamento, parte 3, revisione finale. Ho usato una comunicazione metaforica non verbale, quindi questo è importante. Attenzione però ai sottocodici. I sottocodici sono modalità di un codice, per cui se io uso la lingua italiana, però posso usare un italiano volgare, ottimista, pessimista, burocratese, manageriale anglofono. E ciascuno di questi codici può essere più o meno alla portata del ricevente. In qualche modo,
succede che il codice che uso altera il messaggio. Il codice altera il messaggio. Quindi magari un messaggio positivo, esempio la positività dei controlli aeroportuali per la sicurezza del passeggero, oppure la positività delle vitamine in una dieta equilibrata e della frutta e delle verdure, ma detto con un sottocodice contrario, crea dissonanza comunicativa. Vi faccio l'esempio sulle vitamine. Bene, signori, voi tutti sapete che dovete morire e che questo è inevitabile. È così. Ma c'è modo di ritardare un pochino e forse l'insorgere delle più schifose malattie, febbre, colera, morbillo, tosse, ipertosse, tumori ogni razza in natura, che chissà quale sarà quello che vi colpirà. Ricorrendo a questo multivitaminico, no? Voi avete visto che il messaggio che voleva avere un certo end state, un certo scopo, cioè valorizzare, ma trasmesso con uno stile pessimista, e si è colorato di nero, si è colorato di pessimismo, no? Vediamo il suo contrario. Posso dire, bene, si può essere giovani fino a 60, fino a 70 anni, si può fare bici, mountain bike, si può fare box oggi fino a 60 anni e oltre. E si può scalare, fare free climbing, come? Avendo delle articolazioni flessibili. E come fai ad avere articolazioni flessibili? Esistono degli integratori fantastici, ad esempio pensate alla cartilagine di squalo, la condroitina e altri estratti, la glucosamina solfato, esistono vitamine, esistono cose che oggi possono renderci più giovani, cioè in grado di saltare i fossi letteralmente. E perché non farlo? Dov'è il problema? Cos'è prendere una pastiglina o due prima di mangiare, dopo mangiato, la mattina quando ti alzi, metterti, lavi i denti, quando finisci, buttare giù una cosa che ti fa tornare in palestra e ti fa perdere tutti quei dolori? Per cui no, noi dobbiamo pensare a quanto è bello essere giovani e vivi. Questo qui era un messaggio, diciamo, positivo, cercato di rendere positivo ancora un po' di più, però c'era comunque, quando ho parlato della parola dolori, un rientro nel pessimismo. Quindi io devo essere molto conscio di come sto parlando. Se voglio essere totalmente positivo, devo evitare accuratamente qualsiasi parola negativa, dolore, ansia, paura, panico, se no sembra un discorso sulle patologie. Quindi capite che poi queste diventano scelte linguistiche che faccio, no? Poi, canale comunicativo. Bene, si può andare dalla mail all'SMS, il messaggio WhatsApp, la video telefonata, Skype, l'incontro fisico, l'incontro in public speaking, la comunicazione in pubblico. Diciamo che esistono dei media caldi e dei media freddi. I media più caldi dal punto di vista umano ed emotivo sono certamente quelli face to face, quelli dove avete visto nello schema Fraunhofer che i cursori si spostano, cioè là dove riesci a caricare di emozioni un tuo messaggio, questo messaggio si carica di potere. Solo i messaggi ad alto impatto emotivo creano cambiamento, muovono le persone. I messaggi che hanno puramente informazione generalmente non fanno altro che dare informazione, ma con l'informazione magari non cambi niente. Quando senti e provi un'emozione, accidenti se ti ricordi, ciascuno di voi credo che si ricorderà l'11 settembre, dove era, in che stanza era, che giorno era, nel senso se c'era pioggia o... Ve lo ricorderete come... Qui in full HD, perché? Perché è stato un evento a enorme valenza emotiva, in questo caso negativa, non importa. Però se io vi chiedo, vi ricordate quando avete incontrato il vostro primo bacio, il vostro primo fidanzato, fidanzata, il vostro primo bacio, dove era, in che
come vi sentivate, eccetera. Ma certo che andate a ricordare, no? Salvo alcuni casi rarissimi, dove... vabbè, però, ok, quindi canale deve essere un canale che permette la trasmissione di emozioni, non solo di informazioni, perché in caso contrario saremo solo dei modem. Decodifica. Non diamo mai per scontato che il messaggio partito con un certo codice arrivi e venga decodificato con lo stesso codice e quindi di 100 che partono, 100 arrivino. Perché può succedere che di 100 che parte se ne perda 20, arrivo quindi 80, ma il soggetto cosa fa? Ricostruisce parte di quello che pensava essere, si chiama invenzione. E crea pertanto un'invenzione, quindi in un messaggio molto spesso c'è una quota di messaggio ricevuto, una quota di messaggio perso, dimenticato, e una quota di messaggio inventato. Quindi si viene a creare quella distorsione comunicativa. Ecco, presidiare la distorsione comunicativa sarà uno dei vostri compiti, cioè assicurarsi che la persona abbia recepito effettivamente quello che voi avete insegnato. Come farlo? Chiedendolo nel modo più semplice. Mi ripeti cortesemente le parti più importanti di questa procedura che ti sto insegnando? Mi ripeti i 5 step di cui abbiamo accennato in questa formazione? Okay? Mi fai un resoconto su, cioè, devi trovare il modo per assicurarti che di 100 che parte, 100 arrivi, quel 100 si è pulito. Qui stiamo parlando di formazione formatori, eh? Soprattutto sul tema della sicurezza. Ricevente, qui è fondamentale fare una target audience analysis, cioè analisi del target audience. Questa mi dice che livello sociodemografico ha, culturale, laurea. Diplomi, non diplomi, mancanza addirittura, possono esserci benissimo dei corsi che vogliono lavorare sulla sicurezza, ma vanno a popolazioni illetterate, cioè pensate a corsi per profughi, ad esempio, o la gestione di persone che non scrivono, no? Insomma, ci sono problemi di ogni natura. Target Audience Analysis ci dice che target potremmo avere come riferimento. In base a questo target, come possiamo aggiustare il messaggio in modo che arrivi bene? Che esempi possiamo fare? Che esempi non avranno invece nessun senso? In mezzo a tutto questo c'è un noise, quindi un rumore di fondo che può alterare il messaggio, alterare la mia percezione, alterare la codifica. Quindi volevo essere per esempio ottimista, sono risultato pessimista. Può inserirsi nel canale, questo è l'esempio della trasmissione radio che sentite male, no? Quello è il noise, il rumore. Ma quel noise esiste anche solo perché magari avete fame, si chiama noise fisiologico, avete fame, per quanto io sia interessante, basta, non ti seguo più, o devo andare in bagno o... Ho mal di testa, no? Il noise riguarda anche il ricevente. Bene, questa era una grossa sintesi di un panorama enorme sul mondo della formazione formatori e della comunicazione per la formazione. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma come diciamo in questi casi, alla prossima puntata, ok? Thank you.